Ok, adesso voglio cercare di spiegarti, eh. Sai quando qualche volta con i tuoi amici non vai d'accordo e litigate? E tu vuoi andartene e startene solo per un po'? Beh, a volte papà e mamma non vanno d'accordo e uno di loro vuole andarsene e starsene per conto suo per un po'. Questo è successo a mamma. Avanti, ci facciamo un po' di colazione, va bene? Io e te soli. E scaldiamo un po' d'acqua per papà che prende il caffè. E qui abbiamo quante uova? Due per te e due per me. Dopo che tu sei andata via, la terra intorno alla tomba è stata spianata. C'è una specie di terrazza. Credo che questo spiazzo sia un posto molto gradito ai leoni. Dallassù possono vedere tutta la pianura e le loro prede. A Dennis questo piacerà molto. Devo ricordarmi di dirglielo. Harry, lo sai perché il professor Raptor non sopportava che tu lo toccassi? A causa di tua madre. Lei si è sacrificata per te e un atto come questo lascia il segno. No, no, non è un segno visibile. Ti resta dentro, nella pelle. Che cos'è? L'amore, Harry. L'amore. È andata male, pasticcino. Poteva nascere una bella storia. Il tempo delle parole è finito, signor Ludwig. Tolta la maschera, io inseguo e placco duro, Ludwig. Cerco di raggiungere al più presto la meta. Se non basta, pressing a tutto campo. Abbi cura di te, bambina. A proposito, erano tutti finti i miei orgasmi. No, tesoro, tu non hai mai fatto neanche una sola cosa che mi abbia irritato. Te lo giuro sul mio cuore, che posso morire. Beh, Alice, veramente non è niente di grave, ma visto che siamo in argomento, ogni volta che ti dico che esco insieme a un uomo, allora tu arricci il naso così. Come se mi disapprovassi e pensassi che sono una donna facile. Oh, io non ho mai detto questo. Beh, tu no, ma il tuo naso sì. No. Dobbiamo proprio tornare a casa. Promettimi una cosa, non farle finire queste feste. Io voglio vivere, godere la vita, come se ogni giorno fosse l'ultimo. Non sarebbe bello una vita di ultimi giorni, salvo che non sarebbe mai l'ultimo. Per come la vedeva tuo padre, questo orologio era tuo di diritto. Che fosse dannato se quei musi gialli mettevano le manacce sui beni di suo figlio. Così l'ha nascosto nel solo posto dove sapeva di poterlo fare, nel sedere. Per 5 lunghi anni ha tenuto l'orologio infilato nel sedere. Poi è morto di dissenteria, mi ha dato l'orologio. Ho nascosto questo scomodo pezzo di metallo nel sedere per 2 anni. Poi, finalmente, sono stato rimandato a casa dalla mia famiglia. Adesso, giovanotto, consegno a te l'orologio. Io sono bruciato, hanno la mia faccia. Nah, meglio così, tanto era ora di andare in pensione. Perché ha detto così, Mickey, che la metà è mia? Fammi capire una cosa. Tu mi hai fatto entrare lì dentro con i ragazzi e adesso non vuoi darmi la mia parte, Mickey! Fosse per te, fosse per me, io devo pagarli. Devo lasciare la città, me ne vado. Dammi la nostra parte, ce la siamo guadagnata. Tu devi essere Bruce. Ti stavo aspettando. Proprio come tuo padre. Anche a lui piaceva rimboccarsi le maniche, figliolo. La gente sottovaluta i vantaggi del buon vecchio lavoro manuale, dà un grande senso di libertà. Alcune delle persone più felici del mondo vanno a casa la sera che puzzano di sudore. Oh, io so parecchie cose di te, Bruce. Più o meno quello che c'è da sapere. Tutto quello che finora hai detto, o fatto, o anche pensato di fare, è tutto lì, in quello schedario. Qui abbiamo a che fare con un omicidio che non presenta i soliti moventi. L'assassino voleva semplicemente ucciderla. Però questa volta non abbiamo a che fare con un maniaco. Ti pare che abbia detto qualcosa di sbagliato? Non rimangono dunque che le ragioni personali.
E la conclusione è che l'assassino non può essere un estraneo, ma si tratta di qualcuno che è andato subito e senza compromessi allo scopo che si prefiggeva. E l'ha uccisa. Quello stronzo mi scansa da più di 3 settimane. Sai che sto cercando di mettere insieme qualche cosa di grosso qui, lo sai di che sto parlando, eh? E come? Se pianto la mia bandiera qui non ti serve quella licenza del cazzo. Sai, non so cos'è, Sammy, ma più io parlo con te e più sento come se tu non vuoi stare dalla mia parte. Sai, non volevo toccare questo argomento, ma ultimamente hai mancato di rispetto a un sacco di persone, compreso tua moglie. Il giovane imperatore ha proclamato una serie di spettacoli per commemorare suo padre, Marco Aurelio. Lo trovo divertente, visto che è stato Marco Aurelio, il saggio, il sapiente Marco Aurelio, a interrompere i giochi. E così, dopo 5 anni passati a guadagnarci faticosamente da vivere in villaggi infestati dalle pulci, finalmente torniamo al posto che ci spetta. Il Colosseo. Per la prima volta ho sentito di poter dare io qualcosa alle donne della mia vita. A New York avevo imparato che dovevo amare mia madre e mio padre con tutta la loro imperfetta e vergognosa umanità, e che in una famiglia non esistono crimini che non possano essere perdonati. Ma è il mistero della vita che ora mi sostiene. E guardo verso il nord e vorrei tanto che ci fossero 2 vite concesse a tutti gli uomini. Quant'è? 85. Non ho capito. 85, 85. Ah, 85 cents. 85. Tu paga o va? Cosa 5? Non capisco 5. C'è una N in 5. 5. Non l'avete la N in Cina? Io no, cinese. Io Corea. Ah, sei coreano? Ah. E tu hai la minima idea di quanti soldi il mio paese ha dato al tuo paese? Quanti ha paese? Non lo so di preciso, ma so che ve ne abbiamo dati proprio tanti. Non sono io il ladro. Non sono io che chiedo 85 cents per una Coca-Cola, sei tu il ladro! Ha presente il capitolo 25? Diventate amici del nemico? Se vostra figlia esce con un ragazzo che voi trovate squallido o repulsivo, non dite niente contro di lui, per carità. Avrete l'effetto contrario, lo spingerete tra le sue braccia. Dovete invece solidarizzare col ragazzo, diventargli amici, e vostra figlia lo vedrà come lo vedete voi. Ne è sicuro? Oh no, non ne sono sicuro. È per questo che ho una Rolls Royce, una villa Bel Air e una casa nel sud della Francia. Certo che ne sono sicuro. Ci siamo, è il mio mezzogiorno di fuoco. È così che si fa spettacolo. Dite un po', quante volte vi è capitato di vedere uno che si avvicina a un jukebox, lo tocca appena e ne esce una bellissima canzone? Ah, senta, signor Cunningham, penserà a tutto lei. Se dovesse capitarmi qualcosa, lo affitti a un altro, quell'appartamentino. Ma ecco, per esempio, signor Cunningham, ci farà molti soldi se lo trasforma in un museo. Io vado. Non è il momento dei ripensamenti, questo. Fonzie ha sempre una sola parola. Ehi, ehi, sottiletta. Devi augurarmi buona fortuna con un sorriso, eh? Sei stata nutrita bene e questo ha allungato le tue ossa, ma non ti sei spinta più in là di una generazione rispetto ai rifiuti umani da cui provieni, vero? E quell'accento che hai tentato così disperatamente di perdere, pura Virginia occidentale. Che fa tuo padre? Fa il minatore? Puzza ancora di lampada a petrolio? Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti. C'è solo una cosa di cui dobbiamo parlare noi due. Una sola. Ed è di quello che adesso tu farai per me. Diciamo le cose come stanno. Prima o poi mi proporranno un patteggiamento che potrei accettare. E tu lo sai bene. Il punto è questo. Se faccio il tuo nome, sono libera. Altrimenti vado in galera. Ora tu mi dai $100,000 e in cambio il tuo nome non uscirà mai fuori. E questo se mi danno fino a un anno la libertà condizionata. Se invece devo scontare più di un anno, ti costerà altri $100,000. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B
balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. È stato allora che ho capito che avevo fatto il mio tempo. Mi voleva sempre bene, naturalmente, ma non nella stessa maniera. Per la mia bambina non ero più l'uomo della sua vita. Ero come una scarpa vecchia, del tipo che quando la metti sul mercato va a ruba e poi dopo qualche anno diventa démodé. Quello ora ero io, Mr. Démodé. Ehi, ma Cristo di un Dio! Palla di lardo! Perché il lucchetto della tua cassetta è aperto? Signore, non so, signore! Soldato Palla di Lardo, se c'è una cosa a questo mondo che non riesco a tollerare, è un lucchetto di cassetta aperto! Perché tu sei un ciccione ributtante e fai schifo, Palla di Lardo! Il soldato Palla di Lardo ha disonorato se stesso e ha disonorato il suo platone. Io ho cercato di aiutarlo, ma ho fallito! Io ho fallito perché voi non avete aiutato me! Ma certo, che ho capito. Sono qui sola in mano a un bandito che ha sentito odore di soldi. Se ti gira, puoi sbattermi sul tavolo e divertirti come vuoi. E poi chiamare anche i tuoi uomini. Beh, nessuna donna è mai morta per questo. Quando avrete finito, mi basterà una tinozza d'acqua bollente e sarò esattamente quella di prima. Solo con un piccolo schifoso ricordo in più. Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo, allora adesso chi comanda è Giorgi. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim è il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto. Sul monte Isanuri. Actarus, dove sei? Adesso dobbiamo sorteggiare con le carte. E secondo te che cosa dovremmo sorteggiare con le carte, eh? Ma scusa, Riegel, oggi non è il tuo turno. Puoi Penso che tu voglia imbrogliarmi. Bene, adesso possiamo giocare. E ora vediamo le carte secondo lo stile del West. Guardale, oggi tocca a te spalare la neve. Non ho bisogno di vederle, so di averti battuto. Quattro assi battono sempre quattro re. Hai perso, quindi vai a spalare. Sono andato al laboratorio quale ufficiale rappresentante della flotta stellare. Ho fatto il mio dovere. Ero lì per valutare i progressi del dottor Apgar sullo sviluppo di un convertitore di onde Krieger, come già sapete. Mi interessava solo quello. Computer, caricare il programma deposizioni, Riker 1. Eseguire la simulazione. Dottor Apgar, sono il comandante William Riker. Vedi quella stella lucentissima lassù? Per quanto ne sappiamo, quella stella è sparita un milione di anni fa e la sua luce ha impiegato un milione di anni per raggiungerci. Rifletta per un momento. Eccoci qui, due estranei, fuori nella notte con una tale pace, tranquillità. E a un tratto c'è una lieve schiarita nella nebbia, così puoi vedere fino alle stelle. Questo momento non le sembra perfetto? Mio padre diceva sempre, siamo tutti felici se solo lo sapessimo. Ogni volta che dico sono stato chiaro, voglio che tutto il gruppo dica sì, signore. Sono stato chiaro? Sì, sì, signore! Sono stato chiaro? Sì, sì, signore! Come ti chiami, figliolo? Maio! Zack Maio, signore! Come ci sei capitato in questo corso? Non credevo che la marina fosse caduta così in basso! Ehi! È proprio un lavoro coi fiocchi. Dove te lo sei fatto, Maio? Alla base Subic, Filippine, signore. Ah, mi sembrava di riconoscere la mano. Sei fiero di quelle ali. Sono le uniche con le quali te ne andrai di qui, maionese!
E soldati americani e innocenti civili sono morti per questa ragione. Non lascerò che lei disonori la loro memoria facendo finta di non entrarci per niente. Non mi fa affatto piacere farlo, signore. Come vice direttore del servizio informazioni è mio dovere riferire la questione alla commissione di supervisione del Senato. Salve, vorrei parlare con Lyle Ferguson, per favore. Ha preso appuntamento? No, gli faccio un'improvvisata. Gli dica che Rita Miller è qui. Non si ricorda più di me. Oh, ho passato con lui tutta la sera dai Brewster a Natale l'anno scorso. C'era anche sua moglie Shirley. Devo chiudere un conto, Lyle. Magnifico. Rita, a quanto vedo, oggi ci porti via 4 milioni di dollari tondi tondi. 4 milioni di dollari? La cifra è esatta? Sì, 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 sì. La cifra è esatta, sì. È impressionante il punto in cui sei arrivato. Io non ti ho facilitato. Non potevo. Tocca, ma non gustare. Gusta, ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate, perché è un moralista, è un gran sadico. È un padrone assenteista, ecco che cos'è. Io faccio le voci. Bella signora, io faccio voci, faccio. Sì! Cercavamo sulla Terra una vita intelligente. Ops, abbiamo sbagliato. Io vengo di Iran. Voglio permesso e camera di soggiorno. Mi piacciono i poliziotti perché amano tanto sbatterti dentro. Ma sei scarsa la foga. Ci mettessi scarpe di cemento. Tu preferisci montare i cavalli. Io preferisco montarmi le vacche. Figaro! C'era un tempo che io mi trovavo divertente. Però oggi lei mi ha aperto gli occhi. Grazie. Lo sapevi benissimo. Ho passato tutta la mia vita coniugale mettendo te e la tua carriera al primo posto. E mi dava forza solo sapere che in pensione avremmo passato insieme gli anni migliori. Ma invece tu mi hai sostituito con un nuovo modello. Ma non è così nuovo, Mike. La signora prima di te ha avuto molti proprietari. E la sua carrozzeria è stata rifatta più volte. Beh, l'unica cosa che ho sotto il naso è questa tovaglietta con i presidenti fino a Carter. Mi sono perso qualcosa. Perché sei così stupido? Credi che giocando all'otto risolverò tutti i miei problemi? Sono appena uscito dal pasticcio di una finta rapina. Lasciami respirare ancora un po' prima di cominciare a truccare quella cazzo di estrazione dell'otto. Oh. No, no, il concetto di gravità è che quando cadi ti si spacca la testa come un melone. Per una qualsiasi ragione, Ray, chiamala fato, chiamala fortuna, chiamala karma. Ho la convinzione che tutto accade per un motivo. E io penso che noi eravamo destinati ad essere cacciati da questa fogna. Ma vi volete calmare? Noi siamo sulla soglia di consacrare una scienza, l'indispensabile servizio di difesa del prossimo decennio. Indagini professionali, paranormali ed eliminazioni. I soli diritti di sfruttamento ci arricchiranno oltre i nostri più sfrenati sogni. Stanotte è la tua notte, fratello! Stanotte è la tua notte, fratello! Oh, yeah! Parlale, offrile un paio di drinks! Balla con lei, fratello! Ballerai con... Per prima cosa, Julius, lascia perdere la disco music, giusto? Quando io voglio essere romantico, io ballo il valzer. In questo momento, per esempio, sono del tutto convinto che non vi potrò mai più rivedere. Cosa? Sono talmente annoiato. Trascende ogni mio controllo. Beh, dopo tutto sono già 4 mesi. Se poi vi ho detto che trascende ogni mio controllo... State dicendo che non mi amate più? Il mio amore già aveva vita difficile con la vostra virtù. E poi trascende ogni mio controllo. È quella donna, non è vero? Sì, avete ragione. Io vi ho tradito con Emily, tra le altre. Ehi,
Ci sono due accappatoi bellissimi con le iniziali dell'albergo sotto il taschino. Posso impazzire per queste cose io. Quando me ne vado li rubo, ne vuoi uno? Pronto il ristorante? Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù. No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Un sandwich all'insalata di scampi. Anzi due. Ha scritto? Senta, mi dica com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto. Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Shi Wankan ha bisogno di una sfera di berillio per completare la bomba. Mi piacerebbe sapere dove intende trovarla. Stavo inseguendo Khan quando l'ho perso all'improvviso all'angolo della seconda e Houston Street. C'è un terreno non edificato in quell'angolo. È strano, vorrei che scopriste cosa c'era in passato. Il signor Claymore riceverà una visitina dell'uomo ombra. Tu non formerai nessuna squadra speciale e non presterai alcuna attenzione a quei rapporti sull'uomo ombra. L'uomo ombra non esiste. Se il tenente Kendrick diede l'ordine che Santiago non doveva essere toccato, perché doveva essere trasferito? Colonnello, il tenente Kendrick ordinò il codice rosso perché è questo che lei disse al tenente Kendrick di fare. Obiezione! E quando le cose andarono male, lei scaricò questi due poveri ragazzi. Colonnello Jessup, fu lei a ordinare il codice rosso? Non è tenuto a rispondere alla domanda. Io voglio la verità! Andiamo, Mike. Tu stai perdendo la calma. Insomma, l'hai detto tu stesso tante volte che scoprire la verità è un lavoro di testa, che bisogna controllarsi e non lasciarsi prendere dall'emozione. Io lavoro con te e sono sempre stato dalla tua parte. Ma devo sapere che cosa fai. Il fatto è che questa volta non ne sai niente neanche tu. Non riesco a seguirti, non ti capisco. Tu hai sempre un piano, un modo di agire. Ma adesso vorrei esserti utile, fare qualcosa, non andare solo a prendere i caffè. Spero di non disturbarti, passavo di qua e allora ho pensato di... No, poi... Entra. Io, sono così a disagio per questa notte e volevo solo... Mi dispiace per quello che ho fatto, davvero, mi dispiace. Io non voglio crearti nessun problema, sai? Non pensarci, è tutto passato. Vedi, io sto attraversando un brutto periodo e ogni tanto mi vengono delle crisi. Ma ora mi sento molto meglio, sto molto meglio, davvero. E ti ringrazio. Magari un altro sarebbe scappato via. Non so come sarebbe finita se non ci fossi stato tu. Mamma, ti prego, non ti immischiare. Se c'è qualcosa tra me e Thorne, la risolveremo da soli. Porterò anche Caroline. Sono felice che Caroline venga al party domani sera. La troverai cambiata, mamma. Come cambiata? In meglio. È stato il lavoro. L'ha cambiata del tutto. In modo positivo, non crederai ai tuoi occhi. L'indipendenza ha dato a Caroline più fiducia in se stessa. Tanto è solo questione di tempo. Poi ci sposeremo. Michael, non vorrei affrontare faccia a faccia quel mostro gigantesco? No, però cercheremo di farlo credere a Gart. All'ultimo vireremo. Cerchiamo di far fuori la ruota sinistra, Kit. E fra poco farà così caldo qui che sembrerà l'inferno. Devo cercare di ripararti. Bene, amico. Cerchiamo di fare centro. Colpito! Il potere è quando abbiamo ogni giustificazione per uccidere e non lo facciamo. L'avevano gli imperatori, questo. Un uomo ruba qualcosa, viene portato davanti all'imperatore, si lascia cadere per terra tremante, implora per avere pietà. È conscio che sta per andarsene e l'imperatore lo perdona invece. Quell'uomo immeritevole lo lascia libero. Questo è il potere, Amon. Questo è il potere. Penso che vorrei avere in mano un mattone e ridurle la faccia come un hamburger. Ho anche chiesto di tornare. Tengo il mondo per le palle e continuo a sentirmi uno sfigato del cazzo. Vedo uno che cammina per la strada, tranquillo, a cuor contento. Sa di chi parlo, no? Di quelli che fischiettano motivetti come l'allegro vagabondo. E io vorrei acchiapparlo, azzannarlo per la gola, riempirlo di pugni, spaccargli la faccia, così, senza motivo.
Sai, quando ero bambina, la mamma mi rinchiudeva in soffitta ogni volta che ero cattiva e succedeva spesso. E io fingevo, facevo finta di essere una principessa imprigionata in una torre da una regina cattiva. E poi all'improvviso un cavaliere su un cavallo bianco col pennacchio al vento arrivava al galoppo e sguainava la spada. E io sventolavo il fazzoletto, lui si arrampicava sulla torre e mi salvava. Ma mai, in tutte le volte che facevo quel sogno, il cavaliere mi diceva: vieni bambina che ti sistemo in un bell'appartamento. Ah, Brian, Stewie si è impossessato del nostro letto, cerco un posto per dormire. Ciao, Chris. Sai, stavo pensando, quando avevo la tua età, mio zio Roy divise la sua birra con me. Io la bevvi e mi eccitai a tal punto che mi addormentai. Dovevo essermi girato e rigirato tutta la notte, perché quando mi svegliai ero nudo. Non ho più visto da quella volta zio Roy. Seppi che non eravamo neanche parenti. Ad ogni modo, quella birra che ha diviso con me è stata l'esperienza più ganza della mia vita.